Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8 con i ragazzoli in barco. Uscio Rainbow per Joseph. Ciao a tutti, ragazzuoli. Ma che cos'è? Che cosa ho detto? Non lo so, bro, ma io te l'ho detto più volte che devi smettere di ubriacarti prima dei video. Bro, io te l'avevo detto. E tu non mi stai ascoltando. Va bene, allora ragazzuoli, ascoltatemi. Prima di cominciare lasciate un bel pollicione all'insù. E a differenza di quello che ha detto Blazzy, oggi non ci sarà il guscio Rainbow, perché voglio fare un focus un po' differente. Qualche tempo fa abbiamo fatto un torneo qui su YouTube a Mario Kart. Il vincitore del torneo, che se non ricordo male fu un certo Luca, ha vinto con questo setup. Ora cosa voglio fare? Utilizzando questo setup voglio provare a... Vabbè, non penso che serviva questo setup per battere i due ragazzuoli, però voglio utilizzarlo. Quindi questo sarà il video dedicato al setup del campione del torneo. Hai finito? Hai finito? Ragazzi, vi ricordo che i link dei nostri canali sono in descrizione, visto che Mirko non lo dice. Oppure, mai oppure, raga, nel titolo trovate i nomi dei canali in blu, ci cliccate e automaticamente si apre la loro pagina. Mo io posso capire, iscrivetevi a quello di Blazzy, ma a quello di Joseph, magari, voglio dire. No, se dici così la gente ci crede veramente. Ma no, ma non fa crederci, ragazzi, ma lo dico ridendo. Come fanno a pensare che stiamo andati sul serio? Ma c'è sempre quella piccola percentuale del 5% che ci crede, Va bene. Quindi... ragazzi, allora voi dovete capire che tutto quello che noi ci diciamo all'interno dei video sono a scopo intrattenitivo. Non siamo mai arrabbiati realmente, Mirko, tra di noi. Parla per te. Parla per te. No, Gianfra, madonna, una volta tanto che Mirko mi ha detto una cosa seria. E va bene. Mamma mia, pessimo. E Giuseppe, vedi? È ovvio che lo devo dire se tu ti rubi le mie casse. Oh, no, Giuseppe. Com'è possibile? Com'è possibile? Giuseppe, ti ha vietato la banana possibile? Mock. Uè, Giuseppe. Com'è possibile? Giuseppe, Giuseppe. Un guscio rosso pure. E Giuseppe, Giuseppe Magne. Sto godendo, da Giuseppe. Banana. Sto godendo abbastanza. Basta. No. Blazzy, ma che godi che eri ottavo fino ad un secondo fa? Posso capire per curiosità? Che godi? Spesso perdendo il controllo della macchina. Giuseppe, leva Dana. No, Gianfranco comunque scatenatissimo ultimamente. Porca di quella macchina. Allora, Giuseppe, guarda che mi sei passato tu davanti mentre io te stavo a mangiare. Cioè, mentre io stavo a mangiare roba qua, eh. Ah, sì, Gianfranco. Ma tu lo sai che stai fondato, sì? Vai, vai. Guarda tu, sto Larry di merda! E Larry, che stai lanciando? Ma Gianfranco comunque sta lanciando gusci rossi, gusci verdi, gusci arancioni. Tutti. Ollan Meghinnoccio! No! Mannaggia, papà, mannaggia, stanno sempre in mezzo! No, voglio, non so stanno più giocare. Stanno sempre. No, Giuseppe, ho perso il mio talento. Ci avete presente Space Jam? Il sì, film con sì, bro. Minchia, appena mi hai detto ho perso il mio talento, bro, ti giuro su mia madre, ho pensato subito a quello. Va, bro, ci capiamo subito. Lasciamo perdere Blazzy e facciamolo perdere allora. Alleiamo. Sì. No, no, no. Ma già le allora, dal... raga, una cosa dal video, quello lì, del setup di Joseph è vera. Io e Blazzy mai più alleati. Ah, ok. Non mi sembra che ci sia rimasto poi così male, cioè. Questo è stato Giuseppe. È stato Giuseppe, guarda qua. Giuseppe, devi fermare. Te devi fermare. Attenzione. Bastardo di M. Bastardo di M. È caduto Pace, è caduto giù. Magno da banana, no. È caduto giù. È caduto giù. Ma dove è andato? Settimo. Giuseppe. Ragazzi, ma siete seri? Ragazzi, no, ditemi che allora, state scherzando. Ma ho fatto quarto pure io e va bene, però Giuseppe l'ha fatto che settimo, festeggia, cioè. Perché è quarto. Cioè, guarda... No, festeggio perché t'ho visto cadere ad un passo dal come cazzo si chiama? Giuseppe, ma che cosa... Due parole in italiano guarda. Insieme le metti? No, ragazzi, cioè... Che cosa ci vuoi comunicare? Pazzesco, pazzesco. E la cosa, è la cosa bruttissima... Bot. Oddio, Gianbra, se tu fossi arrivato leggermente più avanti, porca di quella vacca, adesso potremmo quasi gioire alla seconda corsa. Ma non ci alleiamo, non siamo alleati, Giuseppe.
Comunque dai. Siete due bastardoni, io no. Te lo dico. No. Sì, due infami. Siete due cantanti. Dei Pooh? Guarda. No, siete due cantanti in questura, cantate. Non posso fidare di voi. Già morto. Giuseppe, ti devo far soffrire proprio. Ma però penare. Non è possibile, cioè, ragazzi, non è possibile. Quello che hai fatto tu con me. Comunque, io mo vi giuro, mo mi incazzo come una bestia. Sì, nel frattempo, raga, appena sapete le scorciatoie, fatemi sapere, No. Ma com'è possibile? Cioè, quello no. Stava dietro di me, me lo sono trovato davanti di metri. Tranquillo, raga. Vedrete che un giorno imparerete anche voi queste scorciatoie. Stupendito, guarda, stupendita. Tranquilli. Un giorno anche voi imparerete queste piccole nozioni aggressive. Mamma mia, nessuno parla. No, tranquilli, raga, cioè... Gianfra, io ti maledico comunque. No, Giuseppe. Ti maledico. Giuseppe, ma guarda che questa cosa che hai detto è bruttissima. Ma stai zitto, ma quando mai? È la cosa più stupida che potessi dire. Io sto campando continuamente. No, Gianfranco, Giuseppe, te lo meriti. Gianfranco, te lo meriti proprio. Ho capito che me lo merito, Gianfranco, ma tu ne hai capito io che ho fatto. Ti ho beccato lateralmente. Sì, vabbè, ma tanto ti hai schiaffato sul mio guscio lo stesso, quindi. Ragazzi, okay. Io sto, cioè, raga, ma lo vedete il distacco? Io chiedo perché non vorrei che magari voi non ci state facendo caso a queste cose. No, vaiù. No, vabbò, comunque mo ho capito che devo fare, no? Bravo, devi fare le reaction ai record mondiali. No, niente reaction, mo me li devo guardare tutti qua. Stanotte mi metto fino alle 5 di mattina e me li guardo tutti. Bro. Dai, i miei c'è episodi. Ma sta scorciatoia che è clamorosa qua, Mirko, Ma dove sta? Gianfra? No, cioè è incredibile, io ce l'avevo in mano sto coso, lo stavo per usare. Guarda, cioè, che culo maledetto che c'ha. Gianfra, ma io lo successo? Stavo pure per usare quel buu. Ma sono caduto a bascio, sono stupido. Bravo Giuseppe, così ti voglio. Che dici la verità, dici realmente quello che sei. No, non macchiappare per favore, naccia bot di merda, mannaggia. Bot di merda. Queste fetenzie. E lo tenevo là. Stupido di me. Muovete, ragazzi, io sono sincero, non riesco più a giocare con voi. Non fare il pentito tu. Vai Blazzi, vai Blazzi. Blazzi quarto, quinto, che posizione è? Seria, mannaggia. E quel bot di merda che ce l'hanno con me, Giuseppe, che c'ha culo. Cioè si è beccato la stella mentre stava succedendo il bordello. Cioè si è beccato la stella quando c'era il fulmine? Sì. No, Giuseppe, io il tuo gameplay lo cancello proprio. No, Giuseppe, mi dispiace, tu in questo episodio non ci sarai proprio. No, Blazzi, no. Queste cose qui a me no, mi piacciono. Non mi piace. Mamma mia. Comunque, allora, devo fare i complimenti a Luca perché questo setup è davvero molto, molto forte. Quindi, GG, ottimo. Ho scoperto un nuovo setup grazie al torneo. Tra l'altro, ragazzi, vogliamo dire che prima o poi ne riorganizzeremo un altro su YouTube? Sì, lo faremo. Come? Io direi di farlo prima che finisca. Oddio, vabbè, la quarantena durerà ancora per anni, quindi tranquilli. Ne faremo altri. Non guarda so quando, ma lo faremo. Fatto. Eh? Sto setup, comunque, bro, cioè non è possibile che tu copi sempre i setup a tutti. Almeno dillo. Dici, guarda, io sto vincendo con un setup copiato. Non mi dite nulla. Ma in realtà, ragazzi, io sto solo facendo un video tributo al ragazzo che ha vinto il torneo. Sì, vabbè, mo si chiama così, si chiama mo video tributo, si chiama, sì. Va bene, Giuseppe. Un video tribù. Gianfra! Io così in te mi fermerei un attimo. Uè, perché? Ah no, era protetto, vedi? Il bastardo era protetto, vedi? Mamma mia. Ah, guarda. Ma no, la mia non macchina deve fare, in cuore, non cioè, devo fare errori ora. Perde proprio velocità. Voi ve ne venite col setup. Non devo fare errori ora. Non lo cambio ora. Mai. Cioè, perde proprio velocità. Gianfra, ma stat zit, che ottimo il setup che tieni. Sinceramente proprio. È ottimo, un setup ottimo. Se perdi con questo vuol dire proprio che devi cambiare mano. C'è protetto e Mirko mi butta il guscio. Mannaggia. E sta facendo andare Giuseppe in... Tranquillo. Sto programmando il guscio blu che sta per arrivare. No, Mirko, ti prego. Niente guscio blu, per favore. Finalmente una gara tutta primo.
sono stato primo per tutta la gara. Eccolo, eccolo, eccolo. Mamma mia, che cecchinata. Oh mio Dio. No, vabbè, Blazzi. Blazzi, io qua metterò il mio gameplay, perché tu sta cecchinata la devi vedere. Mamma mia, dai, 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 dai. Bene, vi prego, bene, non mi lanciate bene il guscio blu, vi prego. Questa la reputo tanto come la vendetta a quello, a quello che feci l'altra volta, eh. Dico. Tranquillo, tranquillo. Buono, buono. Ragazzi, ma Joseph questa ha preso la vendetta per no, me. Gianbra, non ci possiamo più sparare a te. No, 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 guscio blu. Arriva, no, arriva, vi arriva. Vi prego, sì, il vabbè, guscio dai blu, no, vi ah, scongiuro. Vabbè. No, ma pure pigliate il fulmine. Oh, ma avete lanciato inutile tutto. Inutile, dai, dai, inutile, dai, dai, inutile, dai, dai. Corri come se non ci fosse un fottuto domani. Vai. Vai, 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 dammi le monetine, le monetine. E dammela, vai, una roba distruttiva, mannaggia. Io c'ho tre gusci rossi, fra. No, vi prego. Ti prego. No, guarda, sto pentito, l'altro guscio rosso. Ce la fa. Oddio. Ai, ce l'ho fatta, sì. Ma Rowaidu, mi avete lanciato non un arsenale, mi avete lanciato un'intera fabbrica di esplosivi. È vero, è vero. Della roba clamorosa, mi è Mirko, mi hai lanciato. Ti ho tirato un arsenale contro. Però avevi troppo distacco, bro. Leggermente più distacco e forse ce l'avrei fatta e mi sarei portato dietro anche Blazzi. Mamma mia, guarda. Peccato, peccato. Bro, ti giuro, ho sudato freddo quello che hai combinato in questa gara per fermarmi. Cioè, io non l'ho mai visto. Vabbè, non potevo fare altro, bro. Cioè, a parte tirarti sti gusci qua, non potevo fare altro, perché è arrivarti era pure impossibile. Fulmine, fulmine, guscio rosso, aspetta, guscio blu. Però il fulmine è arrivato per tutti, quindi eravamo. E poi tra l'altro a me Blazzi ci ha preso il fulmine sul ruscello. Da piccolini ci spingeva molto di più rispetto a quando sei grande. Ah, ok, vero, vero, vero. Meno quindi era male lui. Vabbè, vabbè, ci sta, qua, ci sta. Ma io posso ci sta, perché sta pista la conosci bene, per sì, sta pista sì. Sapevo, lo sapevo. Guarda un po' qua, come ho fatto un controsterzo. No, ti sei preso, no. Oh! Blazzi, Blazzi, bravo. Ti sei alleato con ma me, grazie. Ma io pensavo fosse Giuseppe, tra l'altro. Vabbè, ma grazie, Blazzi. Perché Mirko prima mi ha trattato malissimo. Stavi andando a rivincere, stavi andando, Mirko. Non lo so, fra. Niente. Lo so, fra. Mi ha trattato malissimo. Non male, malissimo. Mamma mia, voglio. E allora, back the stu. Stu pandita, pandita. Ah, no, però. Tanto c'avevo la protezione, figurati. Ogni volta. Ma quante monete c'hai? Dai. Mamma dai mia, essere piccoletti è davvero stressante, fra. Sì. Cioè, guarda qua, guarda qua. Proprio fastidioso. Vai, si vola. Ma guardate se si può fare una cosa del genere, va. Guarda mamma se si può mia fare una cosa del vola, genere. Vola, la pemaia. Merda. Ai, mamma mia. Ragazzi, due gare su due, Joseph primo no, eh? Sì, 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 invece, va benissimo. Raga, comunque io ve lo dico, io con i gusci verdi sono un cecchino. Me ne sono reso conto pure prima. Ah, ho capito! Stanno a rompere palle. No, da voto, ma cioè, ragazzi, veramente è illegale sta cosa, Cioè, muovete sta macchina che non si muove da terra. Vabbè. Vai, così si sta vola. Sta macchina che non si muove da terra. Mamma mia, Mirko che non provando fa niente sta sempre davanti. Cioè, ma com'è ci possibile sta roba? Modi, guarda, cioè, è incredibile. Cioè, butta i gusci verdi a caso dietro e mi acchiappa. Questo buono, è un cecchino, bro. Mannaggia. Ottimo, ma io li butto fungo a caso, mannaggia la miseria. No, ti prego. No, Mirko, ti prego. Ma no, vai giù, ce la posso fare in Davide. Non ce la posso cioè, fare. Ma Mirko fa robe primo stranissime. Ma cioè, arriva primo così dal nulla. Che Giuseppe, e sai che ti dico? T'ho preso col guscio rosso, ma dietro t'ho preso pure col guscio verde. Mamma mia, ragazzi, che cavolo di ansia che mi stava venendo. Avrei vinto comunque. Però c'è. Wow. Ma avete fatto sudare, ragazzi. Andate a cagare.
questa è stata la volta in cui mi sono incazzato di più per aver perso qualcosa nella mia vita. Probabilmente io sono uno che pia sempre in maniera giocosa tutto. Questa volta che sono stato primo fino al 99% della gara sul traguardo guscio rosso. Vabbè, Giuseppe, allora, anche Blaziken era primo dall'inizio della gara, eppure. Ma quando mai? No, primo partendo dal basso, dico. Allora, Mirko, allora, ti dico, mi hai trattato malissimo. Va bene, si azzera, però dalla prossima volta la faccio più buona, te lo dico. Bro, ma io te l'ho detto che non siamo più alleati. Ma cioè, mi ha cominciato a beccare con i gusci verdi dovunque, dietro, avanti. No, ma raga, vi giuro, con i gusci verdi. Allora, le cose sono due. O i gusci verdi hanno un minimo di aimbot e quindi un po' ti colpiscono. Perché, raga, a volte colpisco le persone in una maniera atomica. Infatti, metterò il pezzo del mio gameplay quando t'ho beccato Blazzy e sei caduto giù col guscio verde. È stata una cosa, raga, che non mi spiego. Secondo me sono un po' pilotati. Comunque sia, per questo episodio è veramente tutto. Ringrazio Luca per il setup, ringrazio tutti coloro che qualche mese fa hanno partecipato al torneo. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui su Tuberanza con i ragazzuoli. Ciao! Ciao!